Benvenuti sul calderone di Sara. Oggi preparerò con voi la ricetta del sale e le erbe che mi vedete usare in tantissimi video. Per facilitare il compito a tutti ho utilizzato delle erbe già essiccate, prese così. Io solitamente le prendo nell'orto del nonno. Qui ve le mostro ed eccole qua, sono alloro, salvia, rosmarino e timo. Iniziamo con l'alloro, ne mettiamo una manciata all'incirca dentro il tritatutto. Una volta inserito l'alloro daremo una frullatina, poiché l'alloro essendo in foglia occupa un po' di posto. Dopodiché utilizziamo un bicchierino di quelli da bibite e mettiamo il timo, come vedete non un bicchierino pieno, mentre per salvia e rosmarino riempiamo bene il bicchierino. A questo punto frulliamo a impulsi molto molto bene, deve diventare una polvere, tipo zucchero a velo, diciamo. Ed eccola qua come si presenta. La trasferiamo in un contenitore con tappo. E adesso ci dedichiamo al sale. Lo mettiamo nel tritatutto. Frulliamo anch'esso molto molto bene, sempre come se fosse, tra virgolette, zucchero a velo. L'aspetto sarà lo stesso. Anche qui il quantitativo non è importante, l'importante è che ci sia, come vedete dal barattolo, lo stesso quantitativo di erbe e sale. Dopodiché diamo una bella shakerata intensa e poi dopo lo possiamo trasferire in un barattolo. Io utilizzerò un barattolo di vetro, in verità me ne usciranno due, uno lo terrò sempre in tavola e uno è in cucina. E niente, io spero che questo sale vi sia piaciuto, è semplicissimo, come vedete non ci sono dosi precise. Se voi preferite il rosmarino invece che la salvia potete aumentare il rosmarino, se preferite il timo potete aumentare il timo, veramente veramente è super versatile. Inoltre, essendo un mix di erbe e sale, vi permetterà di ottenere un gran sapore utilizzando un quantitativo inferiore di sale. Io spero che questa ricetta vi sia piaciuta, nel qual caso il video vi fosse piaciuto lasciate un pollicino in su per aiutare me e il mio canale a crescere. Se vi va commentate e se volete iscrivetevi. Io vi mando un grandissimo bacione e spero di vedervi al prossimo video. Ciao!